Bene a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi signori miei siamo su Scribblenauts Unlimited. Ragazzoli, questo è un gioco che io ho sempre voluto fare, raga, finalmente ho deciso di portarlo sul canale perché secondo me è un gioco troppo carino, troppo divertente, ci si può divertire. Ovviamente io prima di partire col video vi ringrazio per i like, i commenti e il supporto che eventualmente darete a questa serie. Fatemi sapere se vi può piacere l'idea di questa serie. Io ho intenzione di portare sempre un episodio alla settimana come sto facendo ormai nell'ultimo periodo con tutte le serie che sto facendo. Detto questo vi ricordo di seguirmi sui social, ovvero su che social c'ho? Facebook, sì, Facebook e Instagram, grazie dalla regia me l'hanno suggeriti, e mi trovate sempre come Maullo941 e con i link li trovate in descrizione. Vi ricordo anche niente ragazzi, detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo con l'avventura raga. Oh, c'è una storia introduttiva, carino. La nostra storia comincia con nonno Edgar e nonna Giulia. Sì. Incredibile, ma vero, nonno Edgar era stato il migliore avventuriero del pianeta. Addirittura. Nonna Giulia non era d'accordo. Chi? Indiana Jones. Anche lei era un'avventuriera. A Edgar succedeva spesso di giungere in luoghi rimasti nascosti per secoli e scoprire che Giulia era già lì. Se mangiava un panino. Uno spuntino. Ecco appunto. Ah, forte. Giulia arrivò prima di Edgar in cima a una pirante. Zega? Ma il tesoro era un anello di fidanzamento. Aspetta, che cosa romantica. Edgar, vedi come si fanno le proposte vere, così. Ed avere dei figli. E la fondarono talmente bene da farne 42. Ma che cavolo, ma che te... Compratevi un televisore, nonni. Diedero a me e Maxwell due incredibili regali. Il primo era un globo magico che consente di andare ovunque nel mondo. Spettacolo. Il secondo era un fantastico taccuino su cui era sufficiente scrivere qualsiasi cosa per farla apparire. Spettacolo, raga. Mamma mia, quanto sarebbe bello un taccuino così. Vedi? Preoccupati di vederci diventare bambini iniziati, i nostri genitori... No, leggermente solo un po'. Li abbandonano praticamente, hanno abbandonato i loro figli. In cammino verso la città incontrammo un vecchio che aveva fame. Maxwell fece apparire una mela, ma solo per giocargli un brutto scherzo. No, non si fanno queste cose. La mela era marcia. Il vecchio l'assaggiò e la sputò arrabbiandosi moltissimo. Ci uno stregone. Una specie di incantesimo. Il genere tartarughe sembra, raga. Porca miseria. Non sapevamo cosa fare. Sul carrellino. Perché il carrellino ride? Era lì vicino. Caspita, com'era arrabbiato Edwin. Era deluso per ciò che avevamo fatto. No, pure il ginocchio. E disse che ci meritavamo la maledizione. Meno male che Edwin conosceva gli Starlight. Starlight. Sono oggetti magici che nascono dalla felicità degli altri. Che cosa carina. Quando fai abbastanza per farli felici, trovi gli Starlight. Che cosa carina, dai. Con il suo taccuino, Maxwell avrebbe potuto fare buone azioni e recuperare Starlight sufficienti per rompere la maledizione. Sì, recuperiamo Maxwell tutto. Disse, d'accordo, farò del bene a tutte le persone che incontrerò. Troverò tutti gli Starlight del mondo e ti libererò dalla maledizione. Pure l'altra gamba è diventata di pietra. Maxwell prese il suo taccuino. Dai, è così. Dai, Maxwell. Carino, raga. Cioè, troppo carino. Quindi noi siamo Maxwell. Ok. Che dobbiamo fare? Sto vomitando. Quindi, vai dal fattore a piedi. Come... Ah, così, ok. Ciao, fattore! Sono venuto a piedi! Vieni più vicino per attivarmi. È esagerato, fattore mio. Già pretendi cose. Guadagno uno Starlight aiutando Edwin con il suo pluripremiato maiale. Quindi... Le basi, inizia, dai, iniziamo con le basi, raga, Che devo fare? Trasforma il più piccolo della cucciolata in un maiale pluripremiato. Scrivi un oggetto per aiutare Maxwell a pulire il maiale. Usa il blocchetto a punti. Scrivi qualcosa per pulire il maiale. Raga, che posso scrivere? Acqua?
Acqua! Prova a utilizzare qualcos'altro per pulire il maiale. E che posso scrivere? Vino? Gli diamo una bella ombriacata? Vinco, vaso, vaso? Una vigna. Con la vigna, lo laviamo. Prova con il sapone. Che burlo. Giusto, proviamo con il sapone. No, la vigna non era buona, raga. La vigna non era buona. Sapone. Mi piace il sapone. Oh, trascina questo da Maxwell. Maxwell a te. Usa l'oggetto per pulire il maiale. Pulisci. Oh, che maialino. Clicca la barra di avanzamento per il suggerimento corrente. Ok. Clicca Maxwell e rimuovi questo oggetto. Elimina. Via. Non lo vogliamo più il sapone. Vogliamo essere sporchi. Trascina questo oggetto nel bidone dell'immondizia. Ok, fatto. Il maiale è pulito. Ora rendilo più grande con un aggettivo. Devo rendere più grande con un aggettivo. Aggiungi aggettivo. Grosso. Voglio un maiale grosso. Mi piace. Quanto è diventato. Ma aiuta il maiale a vincere il concorso per giovani talenti. Trova un aggettivo e un nome che descrivono ali abbastanza grandi da trasformare il maiale. I suggerimenti vengono sbloccati. Ok. Consiglio. Ho bisogno di grandi ali per volare. Crea oggetto. Grandi ali. Grandi ali. Facile, a posto. Lo zaino magico contiene gli oggetti da usare più tardi. Lancia gli ali nello zaino. Via, via. Nascondiamo le ali. Nascondiamo le ali. Che è successo? Ah, sono arrivati i giudici. Mamma mia, quella coppa è più grossa. Ma che cosa sono quelle due cose piccole? Prendi gli ali dello zaino magico. Sì. Trascina le ali verso l'angolo in basso a destra. Sì. Dai, consegna le ali al maiale. Dai, quando si dice voglio vedere i maiali volare, raga. Bla 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 bla. Questo gioco è diventato The Sims. Parlano come The Sims, raga. Quello sì, parlano come The Sims. Ma quelli non sono dei maiali, raga. Cioè, quello è un maiale minuscolo. Questo è un porcellino d'India. E noi abbiamo il maiale con le ali che dico, giudici dovrebbero anche chiedersi cosa mangia questo maiale, più che premiarlo. Ok, ottimo. Abbiamo preso la prima stella con un maiale volante. Facciamo finta di niente. Yes. Prima stelletta presa. Starlight, o come si chiamano, raga. Totale Starlight. Starlight, ok. O qualcosa del genere. Continua. Continuiamo. Quindi guadagnano aiutando le persone. 10 frammenti formano uno Starite. Usano la metà Starite per trovare dei frammenti. Ok. Quindi se io clicco su questo, lui mi dice. Clicca sugli oggetti doranti per visualizzare i suggerimenti. Ok. Clicco su di lui. Disattiviamo della Starite. Disattiviamo della Starite. Ok. Andiamo dal fattore. Aiuta il seme a crescere. Crea oggetto. Acqua. Acqua. Prova qualcos'altro per innaffiare. Per innaffiare, scusami. Innaffiatoio. Scritto giusto? Sì, l'ho scritto giusto. Lo diamo al fattore. Così innaffia. No, 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 ma che. Fallo germogliare. Ok, ci siamo riusciti. Abbiamo preso un asterisco. La pianta ti ha tolto l'altra opportunità di guadagnare frammenti. Resetta il livello per ripristinare lo stato originale di tutti gli oggetti mantenendo i frammenti guadagnati. Premi esca per accedere al menu. Ma io non voglio, basta, va bene. Niente raga, praticamente ho dovuto resettare un attimino perché non possiamo aiutare il nostro fattore. Praticamente lo abbiamo aiutato, sì, però dobbiamo dover resettare. Però ci ha tenuto un pezzo di quello lì, della Starlight, quello che è. La mia gattina è bloccata sull'albero. Salvala. Ok. Come la recuperiamo la gattina? Blocca punti. Ascia. Ascia. Asca. Ascia. Ascia. Non so scrivere, raga. Voglio un'ascia. Brava. Dalla Maxwell. E usiamola sull'albero. Taglia. Dai, è così. Abbiamo salvato la gattina. Sì, abbiamo salvato la gattina. Abbiamo preso un'altra Starlight. Micino è tornato a casa. Livello completato. Oh, abbiamo completato il livello. Apprendere le basi è stato il primo passo per salvare Lily. Vai alla fermata dell'autobus per iniziare il tuo viaggio verso la capitale. Ok. Ora puoi utilizzare il fratello di Maxwell, Edwin. Clicca Maxwell e scegli sezione avatar per giocare con un qualunque fratello sbloccato. Seleziona avatar. No, io voglio tenermi per ora lui. Dove sta la fermata dell'autobus? Lily. Ci vediamo alla fermata dell'autobus, Lily mia. No, no, ci vediamo alla fermata dell'autobus. Dove sta la fermata dell'autobus? Mi stanno a far correre come. Ma comunque è scomposto nel correre il nostro Maxwell.
Il nostro Maxwell è scomposto nel corridoio. Come faccio a prendere la Starlight? Tutorial. No, non abbiamo fatto il tutorial. Quindi vabbè, quindi forse lì l'abbiamo presa. Oh, la fermata dell'autobus. Andiamo nel nostro mondo. Capitale, vai, andiamo alla capitale, signori miei. Andiamo alla capitale. Benvenuto a Capitale. Quante cose carine da fare. Quante persone da aiutare, mamma mia. Oh, siamo arrivati, perfetto. Va bene ragazzuoli, allora, detto questo, io per questo episodio mi fermo qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa serie vi possa piacere. Se è fatto così, fatemelo sapere tramite like e i commenti. Questo mino si sta avvicinando troppo, aspettate che mi allontano. Via, questo si sta avvicinando troppo. E fatemelo sapere tramite i commenti. Vi ringrazio decisamente comunque per i like, per i commenti e per il supporto dato a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo episodio. Bella raga, ciao!